Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuto Franco Bernabè, manager e imprenditore, buonasera Agnese Pini, direttrice della Nazione, buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora, il Premier Conte prepara il delicato Consiglio europeo di domani, ma resta molto acceso il confronto sui programmi da presentare all'Europa e anche sulle misure economiche del governo. Subito dopo la pubblicità. Franco Bernabè, si concludono gli stati generali domenica prossima, ma si può già fare un primo bilancio. Secondo lei sono stati utili o ha ragione Salvini quando parla di aperitivi in villa, riferendosi a Villa Pamphilj, dove appunto si stanno tenendo gli stati generali? No, direi che sono stati utili e importanti, perché nel contesto in cui viviamo è tenuto conto soprattutto delle risorse che l'Unione Europea ci mette a disposizione, preparare un progetto per il futuro dell'Italia è fondamentale. E direi che da questo punto di vista bene ha fatto il Primo Ministro Conte a avviare questo programma di incontri. Forse sarebbe stato opportuno prepararli meglio e dare più tempo anche alle parti sociali per venire più preparate. Però, insomma, comunque la discussione secondo me è molto utile. Quando Massimo Giannini scrive che gli stati generali misurano il divario tra la comunicazione e l'azione del governo, a lei sembra che comunque il governo Conte sia all'altezza della sfida che abbiamo davanti? Ma se guardiamo quello che è avvenuto negli ultimi mesi, direi che il governo Conte ha affrontato bene la pandemia e forse meglio di tanti altri governi. Cioè, se ci confrontiamo con il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Brasile, certamente, e forse anche alcuni governi europei dell'Europa continentale, forse noi ci siamo comportati meglio di altri. Certo, abbiamo molto da imparare dalla Germania, ma direi in questa fase qui invece è quella che diciamo fase, non abbiamo davanti? In questa fase l'idea che ci si debba preparare per dare una risposta alle risorse molto molto rilevanti, senza precedenti, che l'Unione Europea mette a disposizione dei paesi dell'Unione Europea e in particolare dell'Italia, direi che è fondamentale. È fondamentale creare un programma, un progetto, la definizione di una missione per il paese. Poi, se questo è avvenuto nel modo migliore, forse si poteva fare meglio. Però, insomma, è avvenuto. È importante che la discussione ci sia. Massimo Giannini, tu immagino che non sarai d'accordo, perché sei molto critico con il governo Conte e anche sugli stati generali. Conte in questi giorni ha ammesso a un certo punto il ritardo nell'erogazione dei soldi, però ha anche ricordato che lui non può essere responsabile di decenni di riforme mancate nel nostro paese. Per esempio, pensiamo solo a quella della burocrazia italiana, che di certo lì non siamo davanti a una riforma che si possa fare in pochi mesi sotto coronavirus. Giannini. Sì, ma io capisco le intenzioni del Presidente del Consiglio Conte e anche le migliori aspirazioni che la convocazione degli stati generali si portano dietro. Io ho usato un'immagine, no? Pensando al Presidente del Consiglio e al suo governo nel suo complesso, perché è ovvio che le responsabilità non sono mai singole, lui ha una squadra sotto di sé. Io ho pensato e ho usato l'immagine dell'uomo inquieto di Ferdinando Pessoa, no? Scriveva il grande scrittore portoghese, l'uomo è due abissi, un pozzo che guarda il cielo. E questo è il presidente Conte, è in un pozzo, perché purtroppo l'Italia sta, diciamo,
lentamente sprofondando, pur avendo ben gestito la prima fase, la fase 1, l'emergenza sanitaria, in una palude economica nella quale era fatale che finisse, però scontando tutti i ritardi del passato, e in questo certo Conte non ha nessuna responsabilità, perché sono problemi che ci portiamo dietro da decenni, rischia di non ritirarsi più su. E allora cosa fa? Guarda il cielo e convoca da un lato gli Stati Generali, che con 24 sigle, se non ricordo male, io credo difficilmente potranno portare a sintesi qualche cosa di buono, e dall'altro lato rinnova costantemente obiettivi che purtroppo non sono molto alla nostra portata, almeno alla luce di quello che è stato fatto finora. Ricordiamolo, fino adesso nella fase 1 e 2 del coronavirus, quindi emergenza sanitaria, emergenza finanziaria, sono stati varati 12 decreti per i quali servono 165 provvedimenti attuativi. Finora di questi 165, c'era uno studio di Open Polis pubblicato proprio ieri, ne sono stati varati soltanto 31 su 165. Questo dà la misura dell'abisso di cui parlavo, no? Da un lato c'è l'azione, dall'altro lato c'è la comunicazione. Se noi non restringiamo questo spazio, purtroppo noi non ci risolleveremo né adesso né in autunno, e gli Stati Generali da questo punto di vista io credo che sì, possono essere una interessante occasione per discutere in senso generale con le parti sociali, ma di proposte concrete che qui e ora servono a dare la scossa purtroppo io non ne vedo. Questo è il limite che mi sembra di poter indicare, ripetendo poi comunque che è l'unico governo che abbiamo a disposizione, questo certo, dobbiamo dirlo ogni volta che ne riparliamo. Franco Bernabè non è, credo, completamente d'accordo, ma aggancio anche un'altra domanda, perché sicuramente le critiche maggiori a questo governo sono venute e continuano a venire sul fronte della mancata erogazione degli aiuti, sia ai lavoratori che alle imprese. Allora, intanto mi dica cosa pensa di quello che ha detto Giannini, ma e poi lei ha capito perché tardano ad arrivare così tanto questi aiuti? Ma guardi, tardano ad arrivare per un motivo semplicissimo. Il Tesoro i soldi non li ha. Il Tesoro i soldi li deve andare a prendere sul mercato ogni mese e deve andare a chiedere al mercato dai 35 ai 40 miliardi al mese, quindi dai 400-500 miliardi l'anno che il mercato deve essere disponibile a dargli. Senza questi soldi i pagamenti delle fatture sono in ritardo, l'INPS paga in ritardo, quindi il problema è... quindi uno deve la mancata erogazione, lei sta dicendo, è perché non ci sono, perché non ci sono fisicamente i soldi. Non ci sono fisicamente i soldi. I soldi lo sta... Ed è per questo che trovo surreale, cosa che non ci manca trovo in questo surreale momento, la discussione sull'accesso alle risorse che ci mette a disposizione l'Europa. L'Europa sta facendo uno sforzo immenso, perché la Banca Centrale Europea di qui a giugno prossimo, comprerà 250 miliardi di titoli del debito pubblico italiano. Con i tre capitoli dell'intervento dell'Unione Europea vengono messi a disposizione dell'Italia 100 miliardi attraverso il SURE, il meccanismo di stabilità e la terza gamba del programma che la von der Leyen ha enunciato pochi giorni fa. Quindi io trovo surreale che si pensi a non utilizzare questi soldi. Il problema, il Tesoro, ma i soldi non li ha. MES, è quello il problema. Ma il MES e tutti gli altri. Il Tesoro i soldi non li ha, deve andare a prendere sul mercato, deve trovare qualcuno che glieli dia prima di poterli erogare. Giannini, scusa, cosa stavi dicendo? E poi Agnese. Beh, Pini. No, sì. Rapidissimamente, ha ragione Franco Bernabè, però io credo che in questo momento, perlomeno, forse i soldi, e può sembrare un paradosso, è l'ultimo dei nostri problemi, perché noi abbiamo fatto due decreti legge, i più importanti, il Cura Italia e il Rilancia Italia, tutti in deficit per qualcosa come 80 miliardi di euro, ed è vero che dobbiamo andarli a raccogliere sul mercato attraverso nuove emissioni di titoli di Stato, ma le emissioni che abbiamo fatto fino adesso hanno avuto un vero e proprio boom proprio grazie alla Banca Centrale Europea, che ci garantisce con il suo ombrello il collocamento dei titoli di Stato. Quindi da quel punto di vista il tema secondo me non sono tanto le risorse, che saranno tante, paradossalmente anzi forse è proprio questo il problema, che mai come stavolta abbiamo avuto tante risorse a disposizione, e quindi mai come stavolta si scatenano appetiti di ogni tipo rispetto ai quali il governo deve trovare una sintesi efficace, individuare priorità, e finora
l'ha fatto con qualche difficoltà, questa è la mia riflessione. Agnese Pini? Sì, io non posso che condividere quello che dice Giannini, nel senso che ci sono... non c'è un problema di soldi, ecco, nemmeno io lo vedo, c'è un problema di progettualità, cioè questi soldi almeno virtualmente ci sono, esistono, mancano i progetti concreti e solidi e soprattutto una concertazione a livello di governo abbastanza forte per far diventare questi progetti qualcosa di fattivo, di appetibile e di reale. Del resto questo governo ha delle fragilità endemiche, ce le ha da mesi, non è che si sono risolte col lockdown, è cambiato il ruolo del premier probabilmente all'interno di questo governo e anche le forze che ne compongono la maggioranza, gli equilibri tra le forze che ne compongono la maggioranza, ma tutte le debolezze di questo governo che c'erano all'inizio, quasi un anno fa, restano adesso e quando ci si trova a dover gestire un'emergenza di questo calibro e anche i soldi che arriveranno, che non sono pochi, in un frangente del genere, una debolezza politica può essere davvero... decisiva in un'ipotetica gestione non giusta o fallimentare di questa di questa emergenza e dei mesi che verranno. Ecco, però il dottor Bernabé dice una cosa molto concreta, nel senso che il Tesoro per erogare gli aiuti ha bisogno di andare sul mercato per cercare i soldi che in cassa non ci sono. Ora, ci sono varie proposte da parte delle destre e dei sovranisti italiani in proposito. Ricordiamo per esempio che Salvini da tempo propone i bot di guerra e ora anche il presidente della Consob in quota sovranista Paolo Savona lancia un'analoga proposta e parla dei bond perpetui. Intanto ci spiega esattamente cosa sono e che differenza c'è, cioè bond di guerra, bond perpetui, potrebbero essere la soluzione? Conte non lo sa. Ma guardi, i bond perpetui erano stati utilizzati effettivamente per finanziare la guerra. Era la famosa rendita irredimibile, credo il 5%, che è rimasta sul mercato italiano fino a pochi tempi fa. La cosa che mi stupisce è che questa rendita irredimibile o bond perpetuo, come la si voglia chiamare, è uno strumento finanziario estremamente volatile. E quindi se uno la compra a 100 e aumentano gli spread, si ritrova con un titolo che vale 80. E quindi non è certamente un titolo che sia molto appetitoso per i risparmiatori italiani. Devo dire poi che i risparmiatori italiani che hanno una ricchezza finanziaria di 4.600 miliardi di euro dedicano all'acquisto di titoli pubblici italiani meno del 5% del totale dei titoli pubblici che ci sono sul mercato. Quindi, l'italiano non è tanto propenso a comprare il suo paese comprando i titoli di Stato. Esattamente. Quello che sarebbe necessario perché abbia successo la proposta di Salvini o della Meloni è quello di limitare la libertà di circolazione dei capitali. Quindi bloccare il mercato finanziario italiano. Nel momento in cui si era aperto alla fine degli anni Ottanta il mercato alla libera circolazione dei capitali, tutti ricorderanno che negli anni Ottanta ancora chi andava all'estero col libretto degli assegni rischiava di essere arrestato perché non c'era libertà di movimento dei capitali. A partire dagli anni 90 la libertà di movimento dei capitali c'è stata e quindi gli italiani hanno diversificato i loro portafogli e oggi non comprano titoli di Stato, comprano fondi di BlackRock, di Capital, di questo, di quell'altro. Quello è il problema. Quindi perché abbia successo questa proposta? Bisogna impedire agli italiani di investire all'estero, quindi reisolando l'Italia rispetto al contesto internazionale. Quindi quando i sovranisti fanno una proposta di questo genere, non hanno tenuto conto anche delle reazioni degli italiani, evidentemente. Massimo, rapido. Sì, no, è proprio così. Oggi noi abbiamo scritto sul nostro giornale un editoriale di Massimo Cacciari che fotografa esattamente il nostro problema. Noi abbiamo da un lato un governo che talvolta eccede in demagogia, dall'altro lato un'opposizione che fa populismo spicciolo. Questa proposta, ha ragione al 100% Franco Bernabé, non riflette altro che la solita idea dell'italietta autarchica che si chiude dentro i propri confini e pensa così di aver risolto tutti i propri problemi. È esattamente il contrario.
contrario. Noi dobbiamo battagliare in Europa. Domani ci sarà un Consiglio europeo importantissimo. Però la destra, scusa Massimo, la destra dice che così non ci mettiamo il cappio dell'Europa al collo. No, se facciamo i... Sì, ma è semplicemente impossibile. L'autarchia, ma l'autarchia esisteva nel ventennio fascista. Oggi un paese che si richiude dentro se stesso. Noi non siamo il Giappone. In Giappone il 90% del debito pubblico è in mano a operatori nazionali. Noi siamo dentro un mercato ed è la nostra salvezza. Noi dobbiamo stare lì dentro facendo tutto ciò che serve per rendere appetibili i nostri titoli e farlo costantemente. Esatto. Se riusciamo a fare questo, e ci siamo riusciti, bisogna ricordarlo sempre questo, noi a metà degli anni 90, con Ciampi ministro dell'economia, Bernabé se lo ricorda benissimo, riuscimmo a raggiungere quasi lo zero di spread rispetto ai tedeschi, perché eravamo un paese credibile. È durato poco, purtroppo, poi ci siamo rimangiati tutto e ci siamo persi tutto per strada, ma ci eravamo riusciti. Dobbiamo fare semplicemente questo e vedrete che il cappio al collo ce lo toglieremo con le nostre mani, senza bisogno di ricorrere a misure e misurette che riecheggiano, ripeto, l'italietta del ventennio. Certo, il presidente della Consob, Savona, forse faceva meglio a non proporre i bond perpetui a proposito di credibilità, questo così a naso. Agnese Pini, Salvini e la destra dicono che il governo Conte è subalterno alla CGIL, troppo ostile alle imprese. Anche tu vedi questa impronta ideologica del governo Conte? Ma la dichiarazione di Salvini suona un po' bizzarra, no? Perché lui ha detto che ha accusato Conte di seguire un modello CGIL Caracas. È un po' bizzarra perché ricalca una situazione che è accaduta in maniera speculare opposta circa un anno fa, proprio poco prima che lo stesso Salvini decretasse il suo lockdown politico del governo giallo-verde. Eravamo proprio la prima metà di luglio più o meno e scoppiò, se ricordate, il caso russo, no? Sui fondi russi alla Lega, che ricalca un po' quello che è scoppiato adesso con i fondi venezuelani a 5 Stelle. E sul fronte dei sindacati un altro episodio simile fu quello, sempre siamo nella prima metà di luglio se non sbaglio, in cui Salvini ospitò al Viminale in maniera del tutto irrituale le parti sociali per parlare della flat tax, per presentare la flat tax, e Conte in quel caso, c'erano già rapporti molto logori fra i due, fra l'allora ministro dell'interno e il già allora premier, se la prese moltissimo, parlano addirittura di attacco istituzionale. Questo lo dico perché appunto fa sorridere, no, questa accusa speculare a un anno di distanza, e la fa risultare un po' strumentale. Io penso che in realtà in una fase così complessa sia non solo inevitabile ma più che giusto che il governo apra le porte ai sindacati e apra una trattativa importante e seria con loro, perché la crisi economica che abbiamo davanti è una crisi delle imprese, ma è prima di tutto una crisi dei lavoratori, del ceto medio, che pagherà come sempre la quota più gravosa e più alta di questa certo. crisi e di questa emergenza. E suona ancora più strumentale perché avviene nelle stesse ore in cui ci sono polemiche diametralmente opposte, no? Circa il fatto che, essendo stato troppo morbido il governo con le imprese del nord, avrebbe in un certo senso favorito il contagio nei mesi più feroci della pandemia. Com'è? Quindi ecco, al netto di queste è chiaro quello che hai detto e mi porta a chiedere al dottor Bernabé una cosa sul decreto, cosiddetto decreto dignità, che è stato un cavallo di battaglia dei 5 Stelle e lo è ancora, perché il governo aveva proposto di sospenderlo, no? Per consentire a tante aziende di rinnovare contratti a termine o di deciderne altri per altri lavoratori, ma contratti a termine. Ora, sembrava che i 5 Stelle fossero disponibili alla trattativa, ma questa sera la ministra del lavoro Catalfo ha detto testuale: contratti a tempo, la norma resta così com'è, quindi sulla sospensione della causale non si va oltre il termine previsto. E questo quanto danneggia? Vorrei dire che la conseguenza di questo sarà molta più disoccupazione. Le imprese hanno bisogno di flessibilità, hanno bisogno di riorganizzarsi, soprattutto dopo avere avuto una crisi
di dimensioni epocali, mai viste neanche probabilmente all'epoca della Grande Depressione degli anni 30. Quindi le imprese hanno bisogno di flessibilità, hanno bisogno di flessibilità occupazionale. Certo, dire il decreto dignità va sospeso in tutto è eccessivo, ma le imprese devono poter riprendere quei contratti a termine, devono avere flessibilità nell'uso della forza lavoro. Ma e a lei questo governo sembra troppo vicino ai sindacati e troppo duro con Confindustria, col mondo delle imprese? Ma a me sembra che tutti facciano un po' il gioco delle parti. Io credo che per quanto riguarda le imprese le risorse siano state messe a disposizione. Chiaramente andava fatto di più, andava fatto più rapidamente, ma per fare di più e più rapidamente bisogna affrontare un tema epocale che è quello della riforma della pubblica amministrazione, che è un tema che nessuno affronta mai perché è un tema che non dà nessuna visibilità politica, non dà dividendi politici. E poi può togliere voti. Toglie forse, voti e non ha nessun dividendo politico. E devo dire che la colpa non è della pubblica amministrazione, la colpa è della politica, perché aggiungendo norme, decreti, regolamenti ogni minuto per aumentare la visibilità, mette le imprese in una situazione di continua difficoltà, di continua instabilità. Lei pensi solamente che in Italia ci sono 30.000 fattispecie di reato. Quindi qualsiasi cosa può essere oggetto di indagine da parte della magistratura. Questa affossa il lavoro della magistratura perché lo carica di incombenze, esatto, certo, che probabilmente la magistratura non vorrebbe nemmeno avere. Massimo Giannini, lei pensa che il governo durerà? Perché adesso voglio chiedere poi a Giannini, perché diciamo le fibrillazioni, come le chiamiamo noi giornalisti all'interno della maggioranza, sono tante e diciamo che ci sembra anche essere una specie di risveglio del Movimento 5 Stelle, perché appunto sul decreto dignità pare che non ci sia nessun accordo neanche sul cambiamento dei decreti sicurezza. E Conte deve essere il premier di tutti e due, no? Sia il PD, dei due diciamo azionisti maggiori, sia PD che 5 Stelle. Sì, non c'è dubbio. Credo però che non ci siano grandi alternative e quindi che abbiano tutti un interesse molto forte a far durare questo governo, almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica. Massimo Giannini, vedi le fibrillazioni aumentare in modo pericoloso per il governo Conte, siccome tu hai scritto che Conte deve smetterla di accreditarsi come uomo di centro che guarda a sinistra e fare il capo dei 5 Stelle, ma per la verità credo che anche questo non converrebbe a nessuno, a cominciare da Conte. A cominciare da Conte può darsi, perché è probabile che Conte intenda lucrare un dividendo politico da una posizione di figura e di leader sopra le parti, ma sopra le parti in questo momento è molto difficile starci se non al prezzo appunto delle fibrillazioni e dell'instabilità alla quale stiamo assistendo, che non prelude a un nuovo governo. Da questo punto di vista Franco Bernabé si conferma un fine analista, del resto il suo libro lo dimostra e lo conferma, ha passato tutte le repubbliche, ne ha viste di tutti i colori, quindi ne sa. Questo governo continuerà a governare perché banalmente non c'è nessuno che è interessato o che abbia un qualche interesse ad andare a votare, no? E questo è il punto fondamentale. Però, perché ho scritto che Conte dovrebbe uscire da quell'equivoco? Perché in questa fase molto difficile che espone il nostro governo ad una criticità gigantesca che nessuno poteva prevedere, il coronavirus, c'è uno dei pilastri fondamentali dell'esecutivo che si è sfarinato, che è proprio il Movimento 5 Stelle, dilaniato da conflitti interni tra un reggente come Crimi, che pochi riconoscono come tale, Di Maio che è un po' sdicolato, ma non è certo uscito di scena. E questo potrebbe danneggiare naturalmente la tenuta del governo. Che incombe. Ecco, allora, come elemento di chiarezza, siccome viene da lì,
che lui ne abbia tentato di liberarsene, l'imprinting di Conte è il Movimento 5 Stelle, che prima lo candida come ministro prima delle elezioni e poi lo designa come presidente del Consiglio. Lui poi ha cercato nel passaggio dal governo giallo-verde con Salvini al governo giallo-rosso con Zingaretti di accreditarsi come un uomo di sinistra, sì, come l'Aldo Moro del terzo millennio. Non lo è, lui viene dal 5 Stelle. Allora si prenda il Movimento 5 Stelle se ne è capace. Forse il Movimento 5 Stelle non vuole prendersi lui. Faccia un accordo organico col PD. Questo infatti questo è il problema. Io gli lanciavo una sfida oltre che una proposta, ma sicuramente sarebbe un elemento di chiarezza e probabilmente anche di maggior tenuta del governo se questo accadesse. Agnese Pini, tu cosa pensi? Perché tu hai scritto che Conte è l'unico leader anche per la sinistra in questo momento. Verrebbe da dire e da chiederti se la sinistra è messa così male, ma non perché Conte sia una persona per male, ma semplicemente perché Conte, come leader della sinistra italiana, è un po' una contraddizione in termini, o no? Ma il problema è che la sinistra, il PD, da tempo, non da poco, da tempo vive una fase di immobilismo, lo vediamo anche nei sondaggi, no? È fermo a una percentuale, non si schioda da lì, ora si sta avvicinando alla Lega, ma non per meriti del PD che ha avanzato, ma perché la Lega sta retrocedendo. Quindi l'effetto palude in qualsiasi partito politico è deleterio proprio per la leadership, perché apre dei vuoti, e sono i vuoti che vediamo, cioè la questione della leadership del Partito Democratico è aperta da quando è caduta la leadership di Renzi, che ha lasciato macerie e che non ha concesso di formare una nuova figura dirompente, diciamo così, che potesse mettere insieme le varie anime del partito. In questo senso viviamo anche nella nostra maggioranza di governo vediamo due forze che hanno entrambe un problema di leadership, perché la stessa problema di leadership ora ce l'ha il Movimento 5 Stelle. E quindi in questo senso, la soluzione davvero, ideale potrebbe essere Conte. La soluzione ideale potrebbe essere Conte, Bernabè, che peraltro ha detto che lui vuole continuare a restare in politica. Allora lei cosa gli consiglierebbe? Di farsi un partito suo, di diventare il capo dei 5 Stelle, di essere il leader della sinistra italiana? E la sinistra italiana è messa così male? Ma io non mi permetto di dare suggerimenti al presidente Conte. Credo che lui stia gestendo abbastanza abilmente un processo estremamente tortuoso che l'ha portato prima da un governo di centrodestra a un governo di centrosinistra e adesso a risolvere tutta una serie di problemi. Devo dire che l'emergenza l'ha affrontata bene e quindi il governo, non possiamo dire che il governo abbia fatto male negli ultimi mesi, che sono stati drammatici e che hanno visto carenze di leadership in molti paesi del mondo. Quindi devo dire che abilità la sta dimostrando Conte e forse riuscirà ad andare a conclusione della legislatura. E la sinistra italiana la lasciamo lì intanto. Va bene. Senta, dottor Bernabè, Massimo Giannini prima ha citato il suo libro, il suo nuovo libro, che si intitola Conti Fatti, pubblicato da Feltrinelli, 40 anni di capitalismo italiano. In realtà il suo libro è molto di più, se mi permette, perché il suo libro è un'autobiografia, in fondo. Poi è scritto molto bene, è scritto da una persona estremamente riservata come lei, che diciamo di se stesso ha parlato pochissimo. E attraverso, diciamo, la sua storia professionale, personale, ci racconta 40 anni di storia di questo paese, di storia del capitalismo di questo paese. Si imparano un sacco di cose, ci si ricorda anche di un sacco di cose. Ma prima di farle vedere il punto di Pagliaro sul suo libro, le voglio chiedere un'ultima cosa sulla Cina, perché lei è un profondo conoscitore della Cina, ne parla anche in questo libro, e abbiamo l'impressione che gli Stati Uniti di Trump e con Trump vogliono portare anche noi europei, e quindi anche l'Italia, verso una specie di guerra fredda con la Cina. Dovremmo seguirlo o no? Perché per esempio, le dico l'ultima che ha detto Trump, ne dice tante come sappiamo, oggi ha suggerito che il coronavirus sia stato diffuso intenzionalmente dal regime per sfavorire le economie concorrenti. Allora ciclicamente viene fuori questa storia. Come dobbiamo comportarci con la Cina, noi europei, rispetto alle richieste degli Stati Uniti?
Ma guardi, io ho una grandissima ammirazione per la Cina e per la cultura cinese e sono stato 14 anni nel consiglio d'amministrazione di PetroChina, che è la più grande società cinese, dove ho imparato... Società petrolifera cinese, dove ho imparato cos'è la civiltà cinese. Io penso che i cinesi abbiano molto da dirci e penso anche che il metodo di giudizio che viene dato sulla Cina in Occidente non sia quello giusto. Ricordo solo che il sistema meritocratico è nato in Cina, il primo ministro cinese era il vincitore dell'ultimo livello degli esami di Stato e per 2000 anni la Cina è sopravvissuta guardando con lontananza e con disprezzo tutti gli altri. Ora, noi siamo però lei oggi... non ha paura della Cina, perché in realtà ci spiegano in tanti che è un paese così grande, un paese così forte, un paese che non essendo una democrazia come siamo noi, come sono le nostre democrazie occidentali, diciamo, le decisioni le può prendere in tempi molto rapidi, senza tante storie di stare dietro al consenso popolare. Ma la Cina è un paese che guarda al proprio interno, non è un paese che ha una politica espansionistica e imperialistica, anche se dal punto di vista economico ha fatto moltissimo per espandere la propria presenza. Quando attacca la Cina un giorno sì, dipende se no. Attacca la Cina o meno, perché a leggere il libro di Bolton, del suo ex capo della sicurezza nazionale, dice esattamente il contrario, che lui è andato a cercare la Cina. Ma il problema vero è un altro, cioè noi siamo all'interno di un sistema di alleanze e all'interno di questo sistema di alleanze noi abbiamo avuto tanti vantaggi nel corso degli ultimi 70 anni. Quindi noi all'interno di quel sistema di alleanze dobbiamo stare. Il fatto che qualcuno abbia osato mettere in discussione questo sistema di alleanze è stato punito severamente. L'episodio di Salvini l'anno scorso con la Russia e quindi il problema del finanziamento russo a Salvini, l'uscita in questi giorni di indiscrezione... Ma perché dice che è stato punito Salvini? Perché quello che è emerso dall'anno scorso dal finanziamento all'hotel Metropole, quindi i soldi che venivano dalla Russia, era chiaramente un avviso ai naviganti, così come lo è l'indiscrezione che è uscita in questi giorni sul finanziamento da parte del Venezuela ai 5 Stelle. Questo è un pizzino. Quindi voglio dire... Ma quindi lei suggerisce che il governo Conte 1 sia caduto per questo? Per il Io credo di sì, e quindi bisogna presunti russi e il fatto che sono sì, però allora la domanda è chi manda i pizzini, scusate. Ma chi manda i pizzini? Beh, è evidente chi manda i pizzini. Noi siamo all'interno di un sistema di alleanze. Non possiamo cioè è ingenuo pensare che noi possiamo essere un giorno amici degli Stati Uniti e un giorno amici della Cina e della Russia. Noi dipendiamo dagli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti sono stati quelli che ci hanno consentito di recuperare il nostro sistema economico dopo la guerra. Eravamo un paese battuto, vinto e umiliato e gli Stati Uniti ci hanno consentito di riprenderci. Quindi gli Stati Uniti sono il nostro riferimento. Poi che uno apprezzi o non apprezzi Trump è un'altra questione, ma non può giocare, devo dire è stato molto ingenuo sia Salvini che i 5 Stelle, se è vero quello che si emerge adesso, però io penso che se l'hanno tirato fuori qualche elemento di riscontro ci sia. E questo è un pizzino mandato perché però anche, si faccia però anche sulle vie della seta siamo stati un po' ingenui, dottor Bernabé, se posso dire. Anche sulle vie della seta siamo stati un po' ingenui. È così. Lì sempre i 5 Stelle sono stati un po' ingenui sulla via della seta, no? Se sono con la Cina soprattutto, certo. In quel caso con la Cina. Certo. Ecco, quindi avete capito che in questo libro troverete tanti, non pizzini, ma tante spiegazioni per tanti piccoli e grandi misteri anche del nostro paese negli ultimi decenni. Ma ci spiega bene Paolo Pagliaro, guardate.
Con disciplina e onore, come richiede l'articolo 54 della Costituzione, negli anni di Tangentopoli, Franco Bernabei ha condotto l'ENI, gigante energetico di proprietà dello Stato, fuori dalla palude della corruzione e del clientelismo. I commensali al banchetto delle prebende e delle tangenti non gliel'hanno mai perdonato e per anni Bernabei è stato nel mirino loro e dei loro giornali. Poi l'eterno ragazzo di Vipiteno è stato due volte alla guida di Telecom, è stato nel CDA della più grande società petrolifera cinese e oggi è presidente di Cellnex, il primo operatore indipendente di telecomunicazioni in Europa. Questi brevi cenni biografici sono un incentivo a leggere la storia di 40 anni di capitalismo italiano che Bernabei ha scritto con Giuseppe Oddo e Feltrinelli ha pubblicato con il titolo A conti fatti. È un bilancio che parte dagli anni della formazione tra Torino e Portland, dove Bernabei, tra le tante cose, impara quanto sia decisivo nella democrazia americana il principio del bilanciamento dei poteri, sconosciuto in Italia. Poi ci sono i corsi estivi di matematica tenuti a Urbino da Bruno De Finetti, dove nasce la frequentazione con Mario Draghi. Dopo gli impieghi all'OCSE e all'ufficio studi della Fiat, c'è il passaggio all'ENI e l'impegno per lo smantellamento di un apparato di potere, quello delle partecipazioni statali, che si autoriproduceva da decenni. Lì Bernabei può contare sull'appoggio di un riformatore come Giuliano Amato, del cui contributo alla modernizzazione dell'Italia qualcuno finalmente ci restituisce memoria. Poi ci sono Telecom, impresa impossibile, e le altre tappe di una carriera che non sembra conclusa. Della Cina, che ha frequentato a lungo, Bernabei dice che non va identificata con il Partito Comunista, ma con i valori millenari dell'armonia, del rispetto e del merito. Di se stesso, l'autore racconta l'indispensabile. Dice, fra l'altro, che se vuole vedere qualcuno preferisce prendere un appuntamento, perché gli incontri casuali finiscono sempre con qualche richiesta inopportuna. Ecco, si imparano tante cose. Franco Bernabei, grazie di essere stato con noi. Ricordo il suo nuovo libro, che è molto diverso da tutti gli altri. Si intitola A conti fatti ed è pubblicato da Feltrinelli. Grazie Agnese Pini, grazie Massimo Giannini. Grazie spettatrici e spettatori. Allora restate con noi, perché stasera c'è una serata evento, una serie evento che si intitola Chernobyl. Per tre giovedì vedrete queste tre puntate che ci ricordano la tragedia e la catastrofe ambientale che ancora ha delle conseguenze. E subito dopo Chernobyl vedrete Andrea Purgatori che intervista Luciano Canfora e che ci racconta silenzi, segreti, bugie di quella tragedia e le conseguenze. Quindi restate con noi, come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.